Intorno alla metà del 400 il concetto cumulativo di stregoneria aveva acquisito tutti i suoi elementi fondamentali. Nel terzo e quarto decennio del 400, nelle regioni alpine della Francia, della Svizzera occidentale e dell'Italia occidentale, si svolsero diversi processi in cui alcuni malefici erano accusati non solo di aver adorato il diavolo in grandi riti notturni e orgiastici, di aver ucciso e divorato i propri figli, ma anche di essersi recati in volo ai loro convegni. Questi processi si svolgevano in zone in cui venivano perseguiti anche gli eretici valdesi. E poiché sia costoro che le streghe erano accusati di riunirsi segretamente, è probabile che gli inquisitori cogliessero i due gruppi e le minacce che ne derivavano. I maghi, dopo tutto, erano ritenuti eretici e perciò erano esposti alle medesime accuse che tradizionalmente venivano dirette ad altri eretici. Tuttavia, non si ha alcuna prova che gli inquisitori degli anni 20 e 30 del 400 confondessero i malefici che stavano processando e i valdesi. Le accuse di pratiche della magia e di volare di notte non compaiono mai nei processi a carico dei valdesi e nemmeno in quelli di altri eretici come i catari. Inoltre, erano passati più di tre secoli dall'ultima volta in cui degli eretici erano stati accusati di omicidio rituale e di cannibalismo. Tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo tali accuse erano rivolte solo contro i maghi e gli ebrei, ma anche in questi casi, come nei primi processi condotti da Peter von Greyerz, generalmente venivano collegati alla preparazione di pozioni magiche. Perciò, quando gli inquisitori cominciarono a processare i malefici, dovevano essere convinti di aver messo le mani su membri di una setta eretica completamente nuova e diversa. Lo stereotipo della stregoneria, evidenziato per la prima volta in questi processi del terzo e quarto decennio del 400, resistette per più di due secoli, ma non era ancora completo. Ad esempio, la credenza che le streghe ricevessero un marchio sul corpo da parte del diavolo al momento della conclusione del patto non emerse con chiarezza fino agli inizi del 500. Si credeva che la parte del corpo dove si trovava il marchio fosse insensibile al dolore e incapace di sanguinare, e per questo motivo le autorità giudiziarie istituirono la prassi di pungere con un ago il corpo della persona sospetta per trovare il marchio che l'avrebbe incriminata, di solito subito dopo l'arresto. Le comunità più scrupolose in questa ricerca del marchio furono quelle calviniste di Ginevra e della Scozia, forse perché i calvinisti enfatizzavano la dimensione satanica della stregoneria. I protestanti accettarono in pieno la teoria del marchio, anche perché ha un fondamento nelle scritture. Difatti, in Apocalisse 13:16 si legge che l'Anticristo faceva un segno sulla mano destra o sulla fronte dei suoi seguaci. Comunque, anche in alcuni giudici e demonologi cattolici si iniziò ad accettare la teoria del marchio del diavolo e ispezionavano il corpo delle persone sospette di stregoneria per trovare i segni incriminatori. Nei periodi in cui la caccia alle streghe era più intensa, le descrizioni del sabba venivano arricchite in vario modo. In alcuni paesi, ad esempio in Norvegia e in Svezia, le credenze nel sabba venivano assimilate a storie di folklore che narravano di voli verso luoghi lontani. Nel Friuli la credenza adotta sul sabba si innestava in un complesso di credenze contadine su certe rotte notturne tra coloro che praticavano un culto di fertilità, i famosi beneandanti, e le streghe. Inoltre, le testimonianze rese dalle streghe aggiungevano all'immagine del sabba una serie di dettagli che differivano a seconda della località e dei tempi. Ad esempio, il diavolo appariva sotto molteplici sembianze, generalmente in forma di essere umano o di caprone, ma anche di toro, gatto, cane, cavallo, pecora. Anche il festino o banchetto delle streghe rispecchiava la cucina locale e poteva essere descritto sia in termini attraenti che spiacevoli e disgustosi.
Nel XVI secolo, con l'intensificarsi dei processi per stregoneria, le descrizioni delle attività sessuali nei sabba divennero più crude. E un elemento nuovo fu l'affermazione che i demoni avevano rapporti omosessuali con gli stregoni. Nel Medioevo si pensava che i demoni provassero repulsione per la sodomia, fondandosi sull'idea che obbedissero alle leggi della natura non meno degli angeli. Nell'intento di sottolineare con forza la malvagità sia dei demoni che delle streghe e degli stregoni, il demonologo italiano Gianfrancesco Pico della Mirandola inserì nel suo trattato Strix del 1524 una discussione sulla sodomia demoniaca. Il suo esempio fu seguito da alcuni altri demonologi italiani. L'omosessualità indiscriminata divenne una costante nelle descrizioni successive dei sabba, compreso il trattato scritto nel 1612 da Pierre de Lancre, che dedicò all'attività sessuale delle streghe uno spazio molto più ampio rispetto a qualsiasi altro testo di demonologia. Dopo aver parlato delle danze indecenti delle streghe che dichiarava provenissero dalla Spagna piuttosto che dalla Francia, De Lancre descriveva l'accoppiamento demoniaco del diavolo sia con le streghe che con gli stregoni e aggiungeva che il diavolo intratteneva rapporti sessuali con le streghe belle pretendendole davanti e con quelle brutte da dietro. Le descrizioni dei sabba delle streghe erano diverse a seconda dei tempi e dei luoghi, ma presentavano comunque una serie di punti in comune. Queste analogie dimostrano chiaramente che le nozioni dotte in materia di stregoneria si trasmettevano da una zona all'altra e da una generazione a quella successiva. È vero, come si diceva, che certi elementi del concetto cumulativo di stregoneria, come la credenza che esistesse una società collettivistica, anticristiana, morale, possono sorgere con caratteristiche sui generis in ogni luogo e in ogni periodo storico, ma questo non vale per l'intero complesso di credenze che l'elite degli europei colti faceva proprie. Le idee sulla stregoneria si fusero in un'amalgama ben definita intorno al 400, formando un prodotto composito che non poteva essersi originato da sé nella mente di un determinato magistrato inquisitore. Questo corpo di conoscenze doveva essere appreso e quindi trasmesso da un luogo all'altro e da un periodo a quello successivo. L'unica maniera di negare la realtà della trasmissione è affermare che in tutta l'Europa esistesse davvero una stregoneria organizzata o un'attività analoga. Questa tesi fu sostenuta dal filosofo e giudice francese Jean Bodin, il quale fondava la sua convinzione che in Europa esistesse un culto della stregoneria sul fatto che le confessioni rese dalle streghe erano simili. Ed è anche la posizione di Margaret Murray che, sulla base dell'uniformità di queste confessioni, conclude che tutte le persone accusate di stregoneria in realtà praticavano lo stesso culto della fertilità. Tuttavia, né la teoria di Bodin né quella della Murray possono essere dimostrate e quindi resta da spiegare in che modo venissero trasmesse determinate nozioni dotte relative all'attività inesistenti. Lo sviluppo e la trasmissione delle idee e delle nozioni sulla stregoneria fu il risultato dell'interazione tra i procedimenti giudiziari da una parte e la tradizione letteraria dall'altra, nel senso che le credenze dotte sull'argomento si svilupparono e si diffusero con altre nozioni durante i processi contro i maghi e le streghe. L'operazione fu invariabilmente opera dei giudici e degli inquisitori che mescolavano le accuse mosse all'imputato con le proprie fantasie e ossessioni, a loro volta alimentate dalle conoscenze teologiche e demonologiche e dai resoconti di altri processi giudiziari dati a loro stessi, da loro stessi o dai colleghi, estorcendo confessioni di solito. Con il ricorso alla tortura, l'inquisitore trovava conferma ai suoi sospetti sulle pratiche di stregoneria e quindi le credenze acquistavano validità. I risultati dei processi, prima oralmente e poi attraverso i manuali ad uso degli inquisitori, venivano comunicati ad altri giudici, che a loro volta utilizzavano le testimonianze rese nel corso dei processi per dimostrare le varie attività delle streghe.
In questo modo il complesso delle credenze dotte poteva diventare cumulativo, poiché un nuovo inquisitore, in un altro processo, si avvaleva delle informazioni contenute nel manuale per formulare le domande da porre ai testimoni e all'imputato, e al tempo stesso poteva decidere di muovere un certo tipo di accuse nei confronti di quest'ultimo o anche lavorare di fantasia per aggiungere nuovi aspetti e implicazioni ai capi di accusa tradizionali. La confessione ottenuta da queste accuse, in qualche modo manipolate, forse anche arricchite dalla fantasia della strega e dalle credenze popolari, veniva inclusa in nuovi manuali o trattati sulla stregoneria e quindi trasmessa da altri inquisitori. Dall'intero processo di trasmissione si facevano carico le università, che mettevano a disposizione dei futuri giudici un corpus sempre più ricco di letteratura inquisitoria e demonologica e fornivano ai tribunali periferici suggerimenti sulle procedure e sulla conduzione dei processi per stregoneria. È difficile, se non impossibile, determinare se il ruolo più importante nello sviluppo e nella trasmissione delle credenze dotte sulla stregoneria sia stato svolto dai processi oppure dal vasto corpus di letteratura sull'argomento. Da un lato, giudici e inquisitori spesso acquisivano una vasta conoscenza in materia di stregoneria attraverso gli studi e le letture prima di passare alla pratica giudiziaria. Dall'altro, i manuali e i trattati in circolazione tendevano a riportare, piuttosto che ad anticipare, gli sviluppi giudiziari. Senza voler troppo semplificare eccessivamente un tema così complesso, si può affermare che in una prima fase, mentre le varie nozioni del concetto cumulativo di stregoneria si sviluppavano e si fondevano, i processi erano di primaria importanza e che la letteratura svolgeva un ruolo secondario nel modellarne il corso e nel rendere disponibili i risultati a un pubblico più vasto. In seguito, quando lo stereotipo della strega fu abbastanza consolidato, la letteratura divenne il principale veicolo di trasmissione delle conoscenze sulla stregoneria. Dalla seconda metà del 400 la sua importanza crebbe notevolmente con l'introduzione della stampa, che favorì una circolazione più ampia e rapida delle credenze colte rispetto all'epoca del manoscritto. Man mano che il corpus della letteratura sulla stregoneria si ampliava e si diffondeva, i processi cominciarono a svolgere una funzione solo secondaria. Convalidare cioè le credenze riportate nei testi, fornite su ulteriori esempi per nuovi trattati, e trasmettere alle popolazioni illetterate alcune nozioni attraverso la lettura pubblica delle sentenze al momento dell'esecuzione erano molto importanti. Il primo trattato ad assumere il ruolo di primo piano nella diffusione del concetto cumulativo di stregoneria fu il Malleus Maleficarum, pubblicato nel 1486 e ristampato 13 volte prima del 1520. Recava il nome di due autori, Erich Kramer e oppure Historis, il nome latino, e Jacob Springer, entrambi inquisitori domenicani. L'autore principale, e forse l'unico però si pensa, fosse Kramer, un anziano teologo che era stato nominato inquisitore della Germania meridionale nel 1478. Springer, docente di teologia all'Università di Colonia, nel 1482 fu incaricato di affiancare il collega. Kramer, uno zelante difensore delle autorità papale e della fede cattolica, nel 1484 volse la sua attenzione alla nuova eresia, la stregoneria, e condusse processi nella città di Ravensburg. I due inquisitori incontrarono resistenze da parte delle autorità ecclesiastiche e secolari locali, irritate dal modo in cui essi esercitavano l'autorità papale, ma Kramer riuscì a ottenere dal Papa Innocenzo VIII una bolla Summis Desiderantes che le autorizzava a procedere speditamente nella loro opera. Avvalendosi della bolla papale nel 1485, Kramer condusse una spietata caccia alle streghe nella diocesi di Brixen, che comprendeva la città di Innsbruck. Un anno dopo, citando come esempi molti dei casi che aveva giudicato, Kramer pubblicò il Malleus Maleficarum, al quale antepose come prefazione la bolla papale. Vi incluse anche un documento di approvazione, notoriamente contraffatto almeno in parte, della Facoltà di Teologia dell'Università di Colonia. Il Malleus era sostanzialmente un manuale per gli inquisitori simile al Directorium Inquisitorium di Nicolas Emeric del 1376.
era scritto in forma di discussione accademica con una serie di domande e di risposte strettamente basate sul pensiero scolastico e soprattutto sulle tesi di San Tommaso d'Aquino. Oltre ad Aquinate, il libro citava in maniera piuttosto eclettica una vasta gamma di testi teologici e giuridici e riportava numerose credenze popolari sulla stregoneria diffuse in quell'epoca nella Germania meridionale. In questo modo il Malleus diventava un'annunciazione e un'enunciazione del concetto cumulativo di stregoneria, malgrado dicesse molto poco di alcune sue componenti e in particolare delle varie cerimonie che si svolgevano nei sabba. L'unico contributo originale che il libro forniva alle credenze dotte sulla stregoneria fu l'enfatizzazione della natura sessuale e degli aspetti fondamentali del reato. Kramer dichiarava che le streghe della categoria più potente, quelle che infliggevano ogni sorta di male e che divoravano i propri figli, praticavano la copulazione carnale con i diavoli e che alla radice di tutta la stregoneria vi erano la concupiscenza e la lussuria. Il libro viene generalmente considerato misogino e d'altra parte lo stesso Kramer disprezzava profondamente la debolezza intellettuale e morale delle donne. Ma nel XV secolo una misoginia di questo genere era assolutamente normale, soprattutto tra i rappresentanti del clero. Il fatto che nel suo trattato Kramer concentri l'attenzione su elementi sessuali e misogini può distrarre il lettore dall'obiettivo principale che egli si poneva. Dimostrare che la stregoneria esisteva davvero, dichiarare che chi ne negava l'esistenza era un eretico e persuadere il suo vasto pubblico della società della minaccia. La minaccia era seria. Non è facile determinare però quale influenza il libro abbia esercitato sulla caccia alle streghe. Certamente non aprì le porte a processi quasi indiscriminati e nemmeno diede luogo a un immediato incremento dei processi. In realtà in Italia la sua pubblicazione fu seguita da una notevole riduzione dei casi di stregoneria. Ma anche se non ebbe l'effetto di spingere centinaia di inquisitori e magistrati a inaugurare una massiccia caccia alle streghe nelle loro giurisdizioni, li rese più consapevoli del reato di stregoneria e probabilmente più convinti della sua realtà. Si deve riconoscere che il concetto cumulativo di stregoneria non suscitò l'imporsi di una credenza istintiva e immediata né fra le persone colte né fra quelle ignoranti. Occorreva che la gente si sentisse dire che le streghe potevano eseguire e che di fatto eseguivano i vari atti di cui erano accusate. Il Malleus fu uno strumento adeguato ai fini di questo processo educativo perché conteneva informazioni derivate dall'esperienza giudiziaria e argomentazioni e citazioni teologiche sufficienti a farlo apparire autorevole. Evidentemente il fatto che la bolla del 1484 fosse stata inserita nel testo a mo' di prefazione riscosse l'approvazione papale e questo può aver attribuito al Malleus una maggiore autorità, anche se ovviamente non tra i protestanti che utilizzarono il libro nel 500. Malgrado non abbia ispirato direttamente una frenesia di processi, il Malleus fornì un contributo sostanziale allo sviluppo dell'intero fenomeno della caccia alle streghe in Europa, perché facilitando la diffusione del concetto cumulativo di stregoneria, in pratica fu una delle condizioni preliminari della repressione giudiziaria. Occorre osservare tuttavia che fu solo uno fra i tanti trattati importanti sulla stregoneria pubblicati in quel periodo. Numerosi testi pubblicati in seguito fornirono descrizioni molto più complete del concetto cumulativo di stregoneria, e in particolare del sabba, e alcuni furono anche più popolari del Malleus. Nel 1524 Paolo Grillando, un magistrato pontificio che aveva presieduto diversi processi per stregoneria nei pressi di Roma, pubblicò il Tractatus de Hereticis et Sortilegis, che ebbe una vasta diffusione e divenne una delle principali fonti di informazione sul sabba, da cui esistenza l'autore era pienamente convinto. Dopo la pubblicazione del libro di Grillando vi fu un'interruzione di 40 anni della produzione di letteratura in materia. Furono scritti pochissimi trattati e non furono pubblicate nuove edizioni di quelli precedenti. Di questa strana lacuna sono state date varie spiegazioni, ad esempio una notevole diminuzione dei processi in Europa e una certa
preoccupazione dell'élite colta nei confronti della riforma protestante. Con il diffondersi del protestantesimo e con il declino dell'inquisizione papale anche nei paesi cattolici, era naturale che venisse meno l'interesse per opere scritte principalmente dagli inquisitori. Dopo il 1570, tuttavia, vi fu una netta impennata dei processi per stregoneria che stimolò la ristampa dei vecchi trattati e la pubblicazione di nuovi. Come il Malleus, anche i nuovi testi della fine del 500 e del 600 furono il prodotto di attività giudiziaria, nel senso che utilizzavano materiale ricavato dai processi per arricchire lo stereotipo della strega e fornire una guida ai magistrati, soprattutto ai giudici secolari. Nel 1595 Nicolas Rémy, un giudice del Ducato di Lorena che sosteneva di aver condannato a morte più di 800 streghe in 16 anni, pubblicò un trattato, De Monolatrie, che per molti versi sostituì il Malleus quale principale fonte di informazione sull'operato di Satana sulla Terra. Ai lettori del De Monolatrie venivano offerti resoconti dettagliati di quanto si diceva accadesse nei sabba. Il bacio osceno, il banchetto a base di cibi orrendi e di carne umana, la danza al suono di musiche sgradevoli. Pochi anni dopo, però, una gesuita spagnola di Anversa, Martín del Río, pubblicò il suo Dequisitionum Magicarum Libri Sex, che come il Malleus era una sorta di enciclopedia della magia, nel senso che dava specifiche istruzioni ai giudici. Ristampata 20 volte e tradotta in francese nel 1611, l'opera del Del Rio divenne la più popolare e autorevole come trattato di stregoneria del 600. Altre opere del tardo 500 e del 600 si aggiunsero a quella del Del Rio, acquistando anch'essa vasta popolarità. Presi nel loro insieme, tutti questi trattati degli inizi dell'età moderna riuscirono a rendere consapevoli della stregoneria gli individui istruiti e a convincerli della sua realtà. Tuttavia venivano letti solo da una piccola parte della popolazione, e cioè dai membri dell'élite colta e al potere. Il segmento della società che comprendeva gli avvocati, i giudici e i magistrati. Queste persone erano perfettamente in grado, sulla base delle conoscenze che avevano acquisito in materia di stregoneria e del potere giuridico che possedevano, di condurre una caccia alle streghe. Ma per il processo di una caccia intensiva era necessario che la gente analfabeta che abitava nei villaggi si rendesse conto che la stregoneria era un reato e per giunta di natura diabolica. Anche quando i processi venivano dall'alto, cioè erano istituiti per iniziativa dei magistrati e dei giudici, per la ricerca e l'incriminazione delle streghe serviva il rapporto dell'intera comunità e il loro supporto. Per identificare gli individui sospetti, facilitarne la cattura e testimoniare contro di loro, si faceva affidamento soprattutto sui vicini di casa delle persone in odore di stregoneria, perché una caccia alle streghe, specialmente di ampia portata, potesse avere successo, era necessario che tutta la comunità credesse nella stregoneria e collaborasse allo svolgimento dell'operazione. Il problema era che a quell'epoca gli abitanti dei villaggi per lo più non condividevano le nozioni dotte che rendevano così spaventose il reato di stregoneria. Credevano nella magia e nel maleficium e riconoscevano il pericolo che la magia nera rappresentava per loro, ma non ne attribuivano necessariamente il potere al diavolo. Credevano nelle strige, nelle signore della notte e nelle metamorfosi, e alcuni anche negli incubi e nei succubi, ma non avevano fuso insieme quelle idee disperate con tutte le loro spaventose implicazioni, come facevano i teologi e gli inquisitori. Ciononostante, vi sono prove che molte delle nozioni colte sulla stregoneria e di conseguenza la paura di una vasta cospirazione satanica penetrarono gli stati inferiori della società europea, almeno per brevi periodi di tempo. Per esempio, vi è un numero sufficiente di confessioni non forzate che dimostrano come molte delle fantasie prodotte dai teologi e dagli inquisitori fossero filtrate verso il basso, fino alla gente semplice di paese. Quando appuriamo che circa 2.000 contadini analfabeti dei Paesi Baschi confessarono spontaneamente di aver partecipato a grandi sabba e descrissero ciò che avveniva in quelle riunioni, possiamo avere la quasi assoluta certezza che le idee dell'élite istruita fosse giunta in qualche modo anche fino a loro.
Un metodo per far intendere al popolo alcune nozioni dotte sulla stregoneria era la pubblica lettura dei capi d'accusa prima dell'esecuzione delle streghe. Un altro era la divulgazione intenzionale di informazioni sulla stregoneria, in particolare quando si verificavano ondate di panico. Durante la caccia alle streghe del 1609-1611, nei Paesi Baschi, il re di Spagna inviò lettere a tutti i vescovi delle zone interessate e ai capi degli ordini dei predicatori perché sollecitassero i loro subalterni a tenere ai fedeli dei sermoni contro la stregoneria, come era già stato fatto in occasione di una caccia precedente nel 1527. Con questa campagna di predicazione, il clero intendeva impedire che la gente ignorante si unisse alla setta delle streghe, far confessare a chi aveva già ceduto alla tentazione e assicurarsi l'appoggio popolare dell'operazione di sradicamento del pericoloso crimine. Nei Paesi Bassi le autorità ecclesiastiche inserirono le attività delle streghe negli elenchi dei peccati che venivano letti periodicamente ai fedeli. In tutta Europa, durante la caccia alle streghe e soprattutto prima dell'esecuzione, i preti tenevano prediche contro la stregoneria, ma forse il migliore esempio del ruolo che i sermoni esercitavano nella diffusione della credenza nelle streghe in tutta la comunità dei fedeli si ebbe a Salem, nel Massachusetts, dove il pastore Samuel Parris preparò i suoi fedeli alla caccia alle streghe senza che essi se ne rendessero conto, descrivendo per anni l'incombere della minaccia di Satana sia all'esterno che all'interno del villaggio. E continuò a sviluppare lo stesso tema anche dopo l'inizio dei processi. Sebbene l'élite colta riuscisse in qualche modo a far intendere alla gente non istruita le sue teorie sofisticate sul ruolo del demonio e della stregoneria, questo processo di sovrapposizione di una cultura superiore a una cultura popolare incontrò comunque qualche difficoltà e a volte dette luogo ad aspri conflitti sociali. Per illustrare il divario esistente tra cultura dotta e cultura popolare, non vi è miglior esempio dei processi ai benandanti nel Friuli tra la fine del 500 e l'inizio del 600. Come si accennava, i benandanti credevano di uscire in spirito nelle notti delle quattro tempora per combattere contro le streghe. I giudici dell'Inquisizione, incapaci di comprendere questa credenza contadina e sospettosi che i benandanti fossero in realtà streghe e stregoni che si recavano al Sabba, a poco convinsero i membri di questo antico culto della fertilità di essere streghe malefiche. In un certo senso l'intero episodio è un esempio del modo in cui le credenze potevano penetrare le barriere sociali, perché il risultato finale fu l'imposizione di una nozione dotta del Sabba su un insieme totalmente diverso di credenze popolari sulla stregoneria. Ma le difficoltà che gli inquisitori incontrarono sul loro percorso sono forse ancora più significative del risultato finale. Interrogarono più e più volte i sospetti, ma questi insistevano sul fatto di combattere in nome di Cristo contro le streghe e di voler così assicurare la fertilità dei raccolti, e ci vollero più di 50 anni per convincerli del contrario. Esaminati sotto questa luce, i processi per stregoneria possono essere visti come una forma di conflitto sociale e culturale in cui una classe dominante colta cercò di imporre la propria visione nel mondo ai contadini analfabeti. E nel fare questo soppresse o quantomeno trasformò sostanzialmente un intero complesso di credenze popolari.